all'interno del nostro Forex Update, l'aggiornamento quotidiano dedicato al mercato valutario. Con noi quest'oggi abbiamo il piacere di avere Saverio Berninzani, analista Active Trades. Buongiorno Saverio. Ciao Emeric, buongiorno a voi. Allora, tante le cose di cui dobbiamo discutere, da cosa cominciamo Saverio? Perché quello che vuoi, possiamo partire dalla Federal Reserve. Dai, partiamo da lì, partiamo dalla Fed. Ma una decisione, quella della Fed, che era ampiamente scontata, ma quello che non era scontato era il cambio di paradigma che Jerome Powell ha proposto ai mercati, ovvero non ci dobbiamo più preoccupare dell'entità del rialzo, quindi del ritmo di rialzo, quindi o 75 o 150 basis point, ma dovremo, e quindi non sarà più un problema questo per la Fed, perché gli obiettivi della Banca Centrale Americana in questo momento sarà il pivot, cioè dove si arriverà con il massimo rialzo dei tassi, e qualcuno dice che arriveremo al 5,25%, oggi siamo qua sopra il 5, e quindi potremmo arrivare a marzo 2023 con altri direi due rialzi da 50 basis point e uno da 25 basis point, quindi questo potrebbe portare i Fed Funds a 5,25, che sembrerebbe essere il pivot dichiarato dalla Fed. Il mercato ovviamente in questo momento sta cambiando quindi la narrazione e è tornato a comprare dollari, proprio perché in questo momento chiaramente la divisa americana rappresenta la valuta rifugio per eccellenza in un momento di grande crisi a livello globale, ma soprattutto a livello del vecchio continente e UK. Quindi la narrazione ha riportato il dollaro in auge con una rivalutazione che sembra per ora una correzione di un movimento più ampio che dovrebbe portare il dollaro al ribasso nel medio lungo termine, ma questa correzione potrebbe andare a vedere anche paradossalmente nuovi massimi di dollaro. Perché? Perché dovremmo aspettare molto probabilmente il mese di febbraio o il mese di marzo per vedere questo cambiamento di ciclo, cioè quando la Fed avrà smesso di alzare i tassi e quando probabilmente anche un po' di recessione, quindi soft landing, si intravederà negli Stati Uniti. E quindi un po' di obiettivi me li dai? E quindi certamente andiamo a vedere per esempio l'euro-dollaro. Io mi aspetto il possibile anche ritorno verso 95,30, che è stato il minimo realizzato esattamente il 28 settembre, quindi quel livello è il livello chiave che, se sfondato, attenzione, perché aprirebbe la strada anche a 0,90 e quindi a 0,8220, ma lì vorrebbe dire che gli Stati Uniti non entreranno in recessione mentre l'Europa sarà in recessione profonda. Nel caso in cui invece le due economie si dovessero non divaricare così tanto, ma dovessimo vedere una recessione da una parte e dall'altra, molto probabilmente l'euro-dollaro potrebbe far registrare i minimi in area 95,30 e andare a riattaccare gli obiettivi che per me rimangono innanzitutto la parità, poi quell'1,0180 che abbiamo visto, ma soprattutto 1,0330, che ricordo essere il livello che aveva rotto il minimo 17 anni, che aveva rotto il 5 luglio di quest'anno e non si è mai più rivisto sopra, con possibilità quindi di 1,0360 di essere la linea Maginot oltre la quale il trend diventa. Ah, ci siamo persi il nostro quel livello è da osservare in maniera. Come? Scusami Saverio, ma eri andato via un attimino. Allora, senti, euro-dollaro, sterlina-dollaro? Sterlina-dollaro, io credo che in questo momento ci sia la Banca Centrale Inglese che abbia ricominciato a comprare titoli di Stato per frenare la corsa dei rendimenti, e quindi credo che la sterlina tutto sommato rimarrà ancorata a questi minimi, diciamo intorno a fino a 1,09,5. 1,09,5 è il livello chiave, che se rotto ripropone addirittura 1,0350. Al di sopra invece di 1,16,80, 1,17, il trend va a cambiare e rappresenta la stessa linea Maginot che abbiamo detto sull'euro, 1,0350, e quell'1,17 è la linea Maginot per il cable, al di sopra della quale si ritornerebbe addirittura a pensare a 1,30, e quindi sarebbe finita la grande discesa. Terza valuta interessante da andare a vedere, lo yen. Beh, ti ricorderai che abbiamo parlato l'ultima volta dell'intervento della Banca Centrale e di quello che tu definivi molto interessante, cioè quel livello di 150 che la Banca Centrale avrebbe fatto rompere artificialmente ed sarebbe intervenuta a 151, avevamo detto. Così è stato, e il mercato ora si è fermato in area 147,80 perché ha paura degli interventi della Banca Centrale. Certo è che lo swap, cioè il delta tasso tra dollaro e yen,
ad oggi è al 4%, che significa 500 pips all'anno di guadagno se uno compra dollari oggi e li tiene per tutto l'anno. Quindi 500 pips non sono pochi, ma attenzione, perché proprio in queste circostanze nella storia lo yen è tornato valuta rifugio, cioè quando c'era la massima divaricazione tra i tassi e quindi la tendenza e le prospettive erano per un ritorno indietro di questa divaricazione, lì cominciavano a comprare yen e lo yen tornava a essere appetibile. Quindi attenzione ai livelli di 150-152, perché se non dovessero essere rigiolati e venisse costruito un massimo inferiore, beh, io penso che 140-130 potrebbero essere gli obiettivi di medio termine del dollaro yen. C'è da dire però, Saverio Berlinzani, che sullo yen c'è la questione anche legata al fatto che continuano a stampare yen a più non possono, a comprare titoli di Stato, ETF, quelli comprano tutto, oppure se gli offri qualcosa tu quello se lo compra. Il problema è un altro però, che stanno registrando l'inflazione. E per il Giappone questa è una cosa assolutamente nuova. Occhio, no, perché tutta quella che hanno stampato magari adesso prima o poi gli si ripropone, e c'è anche il rischio addirittura, che qualcuno l'ha paventato, che arrivi un'iperinflazione in Giappone, che sarebbe una cosa veramente mai vista proprio. Hai detto molto bene, e chiaramente in questo momento c'è una contraddizione, anche se loro hanno negato, tra intervento della Banca Centrale Giapponese sui mercati a comprare yen e dall'altra parte stampano yen per indebolirlo. Cioè la verità è che fino ad oggi la Banca Centrale Giapponese non vuole rivalutare lo yen, vuole tenerlo basso ma non vuole che crolli troppo rapidamente, e quindi questa dicotomia tra le due politiche, perché da un lato vendono dollari sul mercato per cercare di frenare l'indebolimento dello yen e dall'altra parte fanno il contrario, è semplicemente per tenerlo stabile. Il giorno in cui, e hai detto bene, l'inflazione sarà intorno al 4-5%, cioè un qualcosa che non si sperimenta da 50 anni in Giappone, ecco che allora lo yen tornerà ad essere appetibile e sarà il momento in cui la Banca Centrale Giapponese uscirà dal QQE, e in quel momento lo yen si rivaluterà aggressivamente. Dobbiamo stare molto attenti e guardare le price action di mercato. Però si stanno muovendo sul filo del rasoio, testimonia il fatto che i titoli di Stato, l'ultima asta che hanno fatto i giapponesi, se la sono dovuta riacquistare tutta, al 100%, perché non c'era neanche un compratore. Certo, perché ti stai muovendo proprio sul filo del rasoio. È proprio vero, loro vogliono fare in modo che i rendimenti dei titoli non superino lo 0,25%, e fino adesso hanno dovuto comprare titoli per cercare di abbassare i rendimenti. È chiaro che prima o poi i rendimenti dei titoli con inflazione al 3% e rendimenti allo 0,25%, qua c'è qualcosa che non va, quindi è ben oltre il filo del rasoio. Sì. Va bene, senti, siamo quasi in chiusura, però un qualche minuto se c'è qualcosa di esotico, non so, mi viene da pensare al real brasiliano, visto che l'euro reale è crollato, siamo arrivati sotto 5, adesso oggi quanto siamo? Alla luce delle euro BRL, quant'è che fa adesso l'euro reale? Vediamo un po' se ce lo troviamo. Guarda, io lo guardo poco l'euro BRL, fammelo vedere perché non ce l'ho in grafico. Guarda, lo faccio vedere subito. Euro real, sempre che lo trovo, fammi vedere. Dov'è la nostra piattaforma? Vediamo, solitamente era uno dei... Ecco, adesso non lo trovo. L'euro BRL, eccolo qua, 4,99,21, il rialzo dello 0,3. Dovrei vedere un grafico. Adesso arriva subito. Io credo una cosa, attenzione a un aspetto, cioè se il mercato va in risk on, cioè sostanzialmente le borse salgono e il dollaro si indebolisce, l'euro real tenderà a scendere e prevarrà ovviamente di nuovo la valuta emergente ad alti tassi, e quindi questo sarà possibilmente anche una occasione importante per entrare in un mercato risk on con alti tassi e quindi rendimenti, e questo vale per esempio lo stesso yuan ha avuto bravissimo, altri movimenti molto importanti da parte della Banca Centrale Cinese sullo yuan. Sì, la Banca Centrale Cinese sta intervenendo sostanzialmente in silenzio, e il mercato ha fatto dei massimi inferiori, prima va a 7,37,80, il secondo a 7,36, equivale un po' a quello che succede sull'euro reale e sul dollaro reale, cioè la sostanza è che in questo momento se dovessimo rompere 7,24 sul dollaro yuan potremmo scendere nuovamente in area 7. La questione è molto più grande, c'è una correlazione
dollaro centrica è impressionante in questo momento sul mercato. Il dollaro quando si rafforza contro tutto e tutti indistintamente, e quindi quando c'è riscon invece, cioè il dollaro comincia a scendere, tutti cominciano ad avere appetito al rischio per le valute ad alto tasso, e mai come in questo momento le valute ad alto tasso propendono per vendita di euro contro Brasile, per esempio, rispetto a dollaro contro Brasile, perché i tassi americani comunque sono molto alti, e quindi bisogna andare a cercare delle prospettive di rendimenti alti sulle valute, che si può fare attraverso il mercato obbligazionario, per esempio, e con valute, anche lo ZAR, per esempio, il re sudafricano, diventano estremamente interessanti in un momento di ritorno di riscon. Però non è ancora chiaro questo riscon, perché la recessione non si è ancora vista, e attenzione, perché potremmo vedere tutto il primo trimestre dell'anno prossimo ancora il risk off potenziale. La banca centrale inglese ieri ha dichiarato che ci saranno 2 anni di recessione, anche se sarà una soft landing, perché è atteso un meno. Quindi attenzione, perché la questione è molto complessa e il risk off non è ancora del tutto escluso sui mercati. Grazie mille Saverio Berlinzani, analista Active Trades, alla prossima, ciao Saverio. Grazie a voi Emeric, buona settimana e buon trading. Grazie mille, terminiamo qui il Forex Update, andiamo in pausa e cominciamo con l'analisi tecnica, restate con noi.